Lascio aperto? Cioè, guarda. I libroni di CD. Sì, non me li hai fatti vedere. Madonna, da quanti anni? Pronto? Sì. Questo diciamo un po' più. Mamma mia, quanto è bello. Oh. Oh, il video di oggi è sulla nuova arrivata della serie 30, la 3060T, la fascia entry level della serie 30, è anche una di quelle più attese perché ovviamente si sa, un computer budget necessita una buona scheda video, ma appunto senza spendere uno sproposito. E siccome molto spesso si tende, anche noi sinceramente, a recensire o comunque testare, fare benchmark di ogni scheda su computer high-end o comunque sproporzionati rispetto alla scheda, oggi monteremo e testeremo la scheda su un computer più normale, che sia a misura della 3060T, però questo non ci vieta di intamarrare tutto, farlo bello croccante. E per croccante intendo che se oramai sono praticamente sdoganate, per fare un esempio, le RAM con i LED, adesso ci sono anche gli M2 con i LED. Per dire, questo sarà l'andazzo di questo video, ma non è l'unica cosa, nel senso che abbiamo sì la scheda, abbiamo delle componentistiche moderne, belle, fatte su misura per questa scheda, ma per un punto siamo voluti andare controcorrente, perché sicuramente per una build del genere ci si immagina un case bello, figo, illuminato, specchiato e compagnia bella. Niente di tutto ciò, perché qui invece è intervenuto Max, che sta riprendendo in questo momento, fornendoci il suo case del 2004. Questa bellezza era il top all'epoca, consente anche un discreto cable management, nonostante dovremmo fare qualche intervento, però tutta la componentistica che tra poco vedrete sarà qui dentro. Questo case vuoto, vi specifico che pesa quanto un case moderno pieno. Quindi andiamo a vedere cosa metteremo e qual è il risultato che otterremo. Eccoci qui nel nostro nuovo laboratorio all'interno dello studio, dove procederemo con l'assemblaggio e le lavorazioni di questo computer. Ovviamente non vi faremo vedere il montaggio completo, perché sarebbe altrimenti in questo video un po' inadatto. Lo troverete intero in uno di questi due lati, che mi dimentico sempre qual è, sul canale di Parliamo di Hardware. Se non lo trovate vuol dire che non è stato ancora pubblicato. Se lo trovate, ok, o qui o in descrizione. Beh, che dire, procediamo. Dopodiché voglio ringraziare AK Informatica, Adata, quindi XPG, per aver fornito tutte le componenti di questa build, e ovviamente Nvidia per averci permesso di testare la nuova 3060T. Procediamo. E io? In che senso? Non mi hai ringraziato per il case. Oh, siamo finalmente pronti con il nostro bel pacco natalizio, composto da ogni hardware possibile compatibile con la nostra nuova configurazione, compatibile intendo dire come luci, come tamarraggine, che tanto ci piace. Quindi allestiamo la postazione nuova, quindi andremo a rimuovere uno dei nostri PC della sala LAN con relative periferiche, a partire ovviamente mouse, tastiera, cuffie. Qui non ce ne sono perché quelle sono volanti. Questi sono i monitor gentilmente offerti da MSI, che sono ancora adesso tra i monitor con la minor latenza possibile in Full HD, dato che, voglio dire, la 3060T
è una scheda destinata al gioco Full HD 2K, ma il Full HD ti permette di avere delle prestazioni veramente alte, specialmente per chi pratica eSport. Allora, andiamo a vedere un pochino cosa andremo a disporre, quindi diciamo di nuovo cuffie, Precog, mouse, tappetino LED ovviamente e la tastiera Summoner. Andiamo a rimuovere il computer. Questo computer è il mio vecchio PC dello studio, quello che ho utilizzato per diversi anni, solo che non aveva questo case ma aveva un test bench della Cooler Master. Adesso diciamo gli ho voluto dare un case un pochino più sobrio, anche perché il test bench diciamo che è poco praticabile ed è anche molto leggero adesso. E a proposito di peso, sì, la nostra star di oggi, che pesa intorno ai 15 kg, forse pure di più. Ok, dovrebbe essere, ok, anche se la dovrei mettere dall'altro lato, madonna, solo girare. Ci abbiamo messo sudore e sangue per bucare per i vari interventi questo case, però ne è valsa decisamente la pena. Allora, mentre accendiamo il computer, cominciamo ad aprire tutti i pacchi che ci sono. Non si direbbe, anche per il rumore che fa, ma non si è acceso. Adesso sì, invece. Comunque, rumore zero, anche perché voglio dire, non lascia passare niente sto case. E allora, cominciamo da quel che sta più in basso. Tappetino. Allora, massiccio. È gommato intorno. Aspetta, un momento. Wow. Ma dai, che è? Prolunga. Un adattatore Type-C USB, il cavo Type-C suo, jack, 3-way, adattatore da 3 via, minchia, questo è l'adattatore da 3 a 2 via, cioè se lo splitter, il microfono, e gli adesivi, li stiamo collezionando. Ok, tutto è pronto, come potete vedere abbiamo agito sui LED come prima cosa, tutto installato, ma occorre vedere cosa c'è qui dentro. Bene, ora che la bestia è stata rivelata non ci resta che provare come si comporta con i giochi. Ovviamente non faremo dei benchmark specifici perché sarebbe un po' inutile dopo tutte le analisi delle schede che abbiamo fatto
in precedenza, ma andremo un pochino a provare a vedere le prestazioni su qualche gioco noto, appunto, per spremere al massimo questa configurazione, che tra l'altro trovate qui sotto in descrizione da K Informatica. Se vi servono dati ulteriori, volete andare più nello specifico con i benchmark, vi lascio da qualche parte, sempre qui sopra che non mi ricordo la direzione, la recensione di Blink sulla 3060T. Ma andiamo a vedere come si comporta. Andiamo a vedere le conclusioni per quanto riguarda questa bestia proveniente dal passato, da 16 anni fa. Abbiamo provato un sacco di giochi in Full HD, perché quello è, diciamo, l'obiettivo principale della 3060T, per avere prestazioni eccezionali, specialmente per chi necessita a livello e-sport o semplicemente vuole giocare in qualità più che decente a titoli magari che richiedono un refresh rate molto alto. Infatti abbiamo provato giochi tipo Apex Legends o Rocket League. Nel caso di quest'ultimo, che come potete vedere non avviavo da un bel po' di tempo, mi sono ritrovato questo scroll che è durato molto più di quanto lo state vedendo in questo momento, era letteralmente fisso. Sempre questo potete vederlo, a 250 frame al secondo, che è il cap del gioco. Mentre, esulandoci un attimo dal lato eSport, abbiamo provato titoli un pochino più pesanti, per così dire, con e senza RTX. A partire, lo vedete qui in sottofondo con tutta la sua violenza, Doom Eternal, dove veramente abbiamo ottenuto dei risultati ottimi con tutti i settaggi al massimo. Alcun tipo di problema. Abbiamo provato più nello specifico, anche se non è questa che state vedendo nel video, l'espansione che è uscita di recente, il DLC. Insieme a quello, per poter vedere un pochino come se la cava col ray tracing e il DLSS, abbiamo provato Ghost Runner, titolo che avevamo già visto, mi sa che compare pure in un video della Gamescom dell'anno scorso. Lo provammo su portatile e adesso è completamente cambiato il gioco. Abbiamo giusto provato il concetto e sono riusciti a realizzarlo in maniera eccezionale. La resa grafica è davvero importante, quindi ci siamo fatti un giro di vari titoli che per noi potevano risultare pesanti, tipo Shadow of the Tomb Raider o altri, e abbiamo riscontrato dei risultati davvero ottimi. Ma come vi ho detto, se vi serve una recensione più specifica della scheda, vi consiglio di dare un'occhiata alla recensione di Blink. E niente ragazzi, qualora foste interessati a questa configurazione adatta per una 3060T, la trovate qui sotto in descrizione, con e senza case. Non si intende questo, ma in generale un case adatto per ospitare questa componentistica. E al momento, per questa categoria di costo, non si può trovare di meglio. L'unica cosa, diciamo, che si può andare un po' più tranquilli, dato che noi abbiamo voluto esagerare, è la componente tamarra, cioè tutti questi LED e questa illuminazione che, diciamo, ha reso la build molto più interessante. E spero comunque che questo video vi sia piaciuto come sia piaciuto a noi costruirlo. Anzi, se volete vedere tutte le fasi del suo assemblaggio, lo struggle nei vari punti, perché diciamo queste componenti, non tutte le componenti erano adatte per stare in questo case, abbiamo dovuto un pochino lavorare questo metallo. Vi assicuro che è bello tosto, non ce l'immaginavamo, il motivo per il quale pesa così tanto, lo trovate su Parliamo di Hardware. Tra l'altro, sempre per quanto riguarda le configurazioni di questo computer, AK ci avvisa che vi è una disponibilità limitata delle schede, quindi i primi che eventualmente prenotano, ordinano la configurazione saranno i primi che verranno serviti. Detto questo, il nostro video volge al termine. Fare tutto questo ci ha impiegato un'intera giornata in circa 3 persone, perché eravamo io, Max, che è dietro la telecamera, e dietro alle mie spalle c'è Marco che sta giocando a Rocket League, quindi probabilmente neanche ci sta sentendo. Gli interventi fatti per far entrare tutto quanto sono stati diversi. Magari qualcuno può avere qualche concern, diciamo così, per quanto riguarda l'airflow o comunque il flusso d'aria, ma stando alle statistiche e numeri che abbiamo visto, non c'è stato alcun problema. E poi ragazzi, vi ricordo, non stiamo facendo overclock, non stiamo facendo cose estreme, quindi a case chiuso non abbiamo avuto mai alcun problema. Con questo penso che abbiamo finalmente terminato. Il computer continua a sorprendermi, perché comunque
vedere un case del genere che ospitava all'epoca, cosa c'era Mauri? Pentium 3500 con che scheda probabilmente? Una 3DFX e abbondanti 4 giga di RAM probabilmente. Forse qualcosa di più. 8? Vabbè, Maurizio era swag e potente. Mega, vorrei, cioè erano tipo 512 mega. 512 mega. Sì, effettivamente era quello. Pensavo stessi già sul giga tu. Ha fatto così con la mano. Comunque ragazzi, un saluto a tutti. Avete tutto quanto in descrizione su Parliamo di Hardware. Ci becchiamo alla prossima. Ciao!